Giornata d'apertura per il campionato di Serie D Girone E. Esordio con un pareggio per il Jolly e Montemurlo. La squadra di Simone Sette Soldi impatta per 1-1 a Foligno. Vantaggio iniziale degli Umbri con questo tiro dalla distanza di Calzola. Il Foligno preme, recrimina anche per questo gol annullato, ma nel finale arriva il pareggio dei pratesi con questa azione finalizzata dal bomber Pinzauti. Un pareggio che conferma le credenziali della formazione biancorossa. Sconfitta casalinga beffa per lo Scandicci contro la Pianese. I senesi espugnano il Turri imponendosi per 1-0. Partita alla camomilla, senza emozioni, decisa al sesto minuto di recupero da questa punizione di Ancione. Esultano i ragazzi di Pucicca, mentre lo Scandicci rimane incredulo, sconfitta davvero beffarda. Inizio con il botto invece per la matricola Valdinievole Montecatini. La squadra di Maneschi supera il Ghivizzano per 2-0 in trasferta. Un 1-2 che conferma le credenziali dei termali. Matricola davvero terribile.